Buon pomeriggio dallo stadio della Vittoria di Tolentino, seconda giornata del campionato di eccellenza Marche. Sono già in campo le formazioni che si stanno per affrontare, il Tolentino e il K Sport Montecchio Gallo. L'arbitro è pronto per dare inizio alla partita. E ha dato il via qualche istante fa. Verso il pallone, verso Santi Rocco, di testa ha cercato il prolungamento, ma viene rinviato il pallone da parte del Montecchio, che attenzione riparte in contropiede, attenzione a Peroni che affonda sulla destra, c'è un contatto e questa volta assegna il calcio di rigore, contatto su Peroni. E l'arbitro è andato ad assegnare il calcio di rigore. Parte il tiro, c'è la rete. Rete di Magnanelli al 44esimo, quasi ormai 45esimo, mancano 15 secondi. Alla fine del tempo mancano 10 secondi, 0-1. Il Montecchio guadagna pure una rimessa in gioco con le mani, lungo l'out di sinistra, ma non c'è tempo per batterla perché il direttore di gara dice che è finito il primo tempo che termina sull'1-0 per il Montecchio, con il gol realizzato qualche istante fa al 44esimo del primo tempo da Magnanelli su calcio di rigore. A risentirci per la seconda frazione di gioco. Aspettiamo che l'arbitro dia il via alla partita, faremo partire anche il nostro cronometro. Partito, gioca subito la palla il Montecchio, pallone all'indietro di Sefullai, poi parte un cross verso l'area rigore, c'è ben piazzato il giocatore del Tolentino e poi c'è il tiro e il pareggio, ci sembra Bracciatelli. Ci sembra Bracciatelli che ha raccolto quel pallone in area di rigore e è andato a pareggiare il numero 10 del Tolentino, Bracciatelli. 1-1 dopo 7 minuti di gioco della ripresa. Lancio lungo su Peluso che è scattato. Vediamo, cerca di lottare contro il giocatore Trotino, poi ha servito il suo compagno di squadra, attenzione a questa azione, passaggio al centro, cross al centro, non ci è arrivato Notariale proprio in questo momento, puntualissimo il direttore di gara, decreta la chiusura dell'incontro che finisce sull'1-1 tra Tolentino e Montecchio. Ricordiamo i gol: al 44esimo il rigore di Magnanelli per il vantaggio del Montecchio, il pareggio di Bracciatelli al 52esimo della gara. Buonasera a tutti e a risentirci alla prossima partita. Mister, un risultato sostanzialmente giusto a termine una partita combattuta dal primo al 90esimo. Bellissima partita, secondo me, e abbiamo una partita come dici tu, risultato sicuramente il pareggio è il risultato giusto, secondo me. Primo tempo ci hanno avuto una bella occasione con il palo Sefullai, però abbiamo un po' sofferto il loro gioco. E questa occasione, questa incertezza che abbiamo fatto all'ultimo minuto che hanno permesso a loro di andare in vantaggio su rigore, però purtroppo gli errori si fanno. Secondo tempo siamo entrati col piglio giusto, abbiamo subito pareggiato, poi abbiamo avuto una quindicina di minuti molto intensi che si poteva andare in vantaggio 2-1. Altri paio episodi per loro, è stata una partita diciamo da pareggio. Dispiace, volevamo regalare al pubblico e ai nostri tifosi la prima vittoria in casa. E ancora siamo in fase di rodaggio, dobbiamo lavorare ancora molto. E adesso mercoledì si riparte con la partita di Coppa Italia a San Giusto, subito, in vantaggio di 1-0. Sì, è un altro nostro obiettivo oltre al campionato, molto importante. Abbiamo questo vantaggio di 1-0, ma noi dobbiamo andare con la testa a 0-0, perché se per là per non perdere sicuramente perdi. Noi andremo mercoledì a giocarci la nostra partita e per passare il turno, poi vedremo mercoledì. Vinga il migliore, poi domenica ricordiamoci un'altra bellissima partita con Castelfidardo che mi sembra il punteggio pieno, sì, no, 4 punti, punteggio pieno, e questa l'Urbania. L'eccellenza, come abbiamo detto domenica scorsa, è difficilissimo, ogni domenica è una storia a sé e noi siamo un organico nuovo, non è una scusante, perché quando la squadra non gioca e non va, le mie responsabilità me le sempre prese e me le prenderò.
però ci vuole tempo per le cose, perché è una squadra totalmente nuova, dobbiamo amalgamarci, parecchi giocatori ancora sono in ritardo di condizione, che sono arrivati diciamo dopo al gruppo, non sono scusanti ma hanno delucidazione sulla nostra situazione. Secondo me Torrentino è una grossa squadra e farà un campionato da protagonista, poi a fine campionato tireremo le somme.